Sono, se non sbaglio, da 18 anni che sto chiedendo la casa, però in tutti questi anni solo promesse, illusioni e prese in giro. 18 anni di richieste rese vane dalla completa assenza delle istituzioni. Il povero Giuseppe Pio, ragazzo disabile di Manfredonia, anche quest'inverno sarà costretto a vivere in un container fatiscente nella palude di Sipont, dove regna il degrado più assoluto. Siamo molto a disagio, poi ci sono pure i topi e vari insetti, insomma non si vive tanto bene. Una sorta di gioco dello scaricabarile politico. Hanno sempre trovato scuse, ripeto, mi hanno promesso, però nessuno ha fatto nulla e io fino ad ora sono stato abbandonato da tutti e da tutti. I parlamentari hanno detto che bisogna rivolgersi alle istituzioni locali. Le istituzioni locali dicono che non sono state, insomma, è tutto uno scaricabarile. Ma lui non si arrende. Ma io, come si dice, non perdo mai la speranza. Io sono sempre ottimista e credo che un giorno, se c'è qualcuno veramente di buon cuore, credo che c'è la volontà, può fare tutto.